Beatrice, la principessa Beatrice. Leonora non le piaceva. E poi, oh, ma qui abbiamo il figlio di Charlie Chaplin, senza baffi. Che meraviglia. Ah, di Ollie Staglio, il figlio di Ollie Staglio. E poi abbiamo qui un signore che viene dall'Oriente. È un corpo santo che viene dall'Oriente e va giù adagio a prendere a biagio. E poi, ma qui Vanzone l'abbiamo preso. Oh, abbiamo la sorella rossa di Zorro. Ma vieni, vieni. Facciamo una zan. Te come ti chiami, Zaira? Brava Zaira. E poi, oh, ma abbiamo anche una signora della Belle Époque. Arriva, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia, ma sappiamo di Lucia. E, ma l'aspettavamo, come si chiama lei? Io metto nome io, lei è Cristina di Svezia, mi fa piacere Cristina di Svezia. E poi, oh, ma abbiamo il fantasma dell'opera, ma ce l'è di Sicurecchini, non pensavo di averne così tanti. Ma che meraviglia! Ce ne sono anche gli altri! Oh, Pinocchio, Pinocchio! Fammi vedere qua, Pinocchio! Vieni, Pinocchio! Vieni, fammi vedere la misura del naso! Oh, stai benissimo così! E poi chi abbiamo? Abbiamo un'altra principessa. Ma prego, principessa, venga. Lei come si chiama? Ma quale onore, la principessa Maria! Ma, e poi abbiamo qui un giocatore di rugby del 1500 del calcio fiorentino, venga, venga. Abbiamo un pilone del calcio fiorentino. Ma bravo, lei come si chiama, Michelangelo? Ah, Mirko, pensavo Michelangelo. Lustrissimo. Sì? Per ultimo, ma non per ultimo, una bellissima maschera. Il Colombe fan. Vieni, eccolo qua con lui, qua. Colombino, vieni, vieni. Eccolo qua. Oh. Vieni, vieni qua Colombino, che ti devo chiedere delle cose. Ti devo... comandi. Questo sarà il Boulogne de Fan. Questo sarà il Boulogne de Fan, sì. E perché si chiama Boulogne? Ah, come... c'è una storia bellissima, mangiafuoco, è vero Burattini? Deve sapere che una volta Franco comandavano i francesi, vero? Ed erano soliti dire sempre, no Boulogne, no Boulogne. Ah. E fu così che i fanesi dedicarono una maschera. E a tutti gli sbruffoni li chiamano da allora Boulogne. Agli sbarciasti, gli sbruffoni diventano tutti Boulogne. Ma quanti ce ne sono di Boulogne a fan? Tantissimo! A volerne di Boulogne! Ne abbiamo visto tantissimi! Ma mi fa molto, ma molto piacere. Allora, adesso tutti i miei burattini, tutti dentro il teatrino, mettetevi lì in un angolo per piacere, perché io devo esprimere un mio desiderio. Giustissimo. Sì? Scusi se mi permetto, ma faccio fare da questa brava gente un applauso a questi bellissimi burattini. Sono proprio belli. Sono bellissimi. Tutti i burattini del carro di mangiafuoco. Ma io ho ancora fame. E poiché la mia fame non si quieta, devo riempir la mia pancia. Ha bisogno? No. La mia pancia non si quieta. E Arrecchino, vieni qua. Siccome te oggi mi hai preso in giro e mi hai dato un osso al posto di un succulento montone, io questa sera la mia cena si chiamerà Arlecchino in fricassea. Oh, e mangerò no, proprio te. L'estrissimo mangia poco. Sì. Non ho deciso mangiarlo. Sì, vieni qua. Ma vieni no, qua. Ma io adesso vorrei dirti, sono così secchettina. Vieni qua, che te devo mangiare. Vorrei essere succulento, ma voglio dire, bambini, mi deve mangiare. Sì, lo devo mangiare. Oh. Ma deve mai mangiare? Colombino non ti salva, manco se ti tira verso di lei, ma ti tengo qua con me, non c'è verso. La mia fidanzata, la mia morosa da sola lasciata, te prego mangia poco. Ah, te prego, mangiare. Te prego, non te prego per niente, ti mangio e basta. Giustissimo, per carità, non ci dimentica, ci prego da tuo meglio, Carlecchino. E anche io.
io voglio tanto bene a Mangiafuoco e se no voglio di fame mi mangio all'asino. Gugun Dea, statemi dietro e tenetemi conto. Illustrissimo Mangiafuoco, visto che ne vuol mangiare stasera, vorrei esprimere l'ultimo desiderio. Sì! Sentiamo il pubblico cosa dice. Sì! Ebbene sì, esprimi il desiderio. Illustrissimo, sa perché? Perché mi voglia improfumarmi tutto, in modo tal che neanche il fuoco sia più debruciato e che la sua cena la sia più fragrante. Oh, ma che bravo il burattino, però vuole improfumarsi tutto perché il bruciore del fuoco non dia fastidio alle mie narici. E improfumati, va! È concesso! Grazie, improfumati grazie. Tutto! Burattini, ragazzi, abbiate pazienza, ma adesso prendo l'arma segreta. Non vedo l'ora. Cosa c'ho? Io c'ho questo spruzzino e se riesco a spruzzare Mangiafuoco con questo spruzzino che contiene il suo tabacco da punto, lui farà un grandissimo starnuto e così non avrà voglia di mangiare più nessuno, perché